Nella foresta non si parla d'altro. Le lezioni degli animali. Edizioni Terre di Mezzo. Nella foresta non si parlava d'altro. Il leone aveva deviato tutta l'acqua del fiume e si era fatto costruire una piscina davanti alla tana. È assurdo! Hai visto cosa ha fatto il leone? Per gli altri animali era l'ultima goccia. Non ci stavano e cominciarono a chiedersi se fosse il caso che il leone restasse ancora il re della foresta. E se prendessimo una regina? Non può continuare così, andiamo a dirglielo. Giacomino, i bambini hanno sete e non c'è l'acqua. Decisero così di fare una manifestazione davanti alla piscina. L'acqua è di tutti! La foresta è nostra! No, la piscina del leone! Piscine per tutti! Ridacci il nostro fiume! Basta con le prepotenze del re! Al leone non importava un fico secco. Ma gli animali già pensavano a come scegliersi un nuovo governo. Istituiamo una democrazia! Facciamo le elezioni! Ma che cosa sono le elezioni? In un'elezione tutti quelli che vorrebbero governare presentano le proprie idee in una campagna elettorale. Alla fine ciascun elettore vota per il candidato che preferisce. Si contano i voti e chi ottiene di più viene eletto. Sarà lui o lei a governare fino alle prossime elezioni. E così gli animali decisero di indire un'elezione. Regole delle elezioni, stabilite dal Comitato Elettorale della Foresta. Regola numero 1. Le elezioni si terranno ogni primavera. 2. Può candidarsi qualsiasi animale. 3. Ogni elettore può votare per un solo candidato. 4. Il voto è segreto. 5. Vince chi ottiene il maggior numero di voti. 6. È proibito lo scambio di regali fra candidati ed elettori. 7. È proibito divorare gli avversari. La scimmia, la bradipa e il serpente si candidarono subito. Il leone, quando seppe, non volle restare escluso. Qualche animale protestò, ma le regole permettevano anche a lui di candidarsi. In nome del popolo sovrano, alla presidenza vota leone, dice leonessa. Carissimi sudditi, sono un leone padre di famiglia. Provengo da un'antica stirpe di leoni tradizionalisti, tutti i re della foresta. Fu il mio amato bisnonno a espellere quei fetenti degli opossum, in modo che gli animali di buon odore potessero vivere in santa pace. Facendo deviare il fiume per costruire la piscina reale, ho dato lavoro alle scimmie. Squadra che vince non si cambia. Se vuoi la tradizione, vota leone. È ora di votare, è ora di cambiare. Vai sul sicuro, scimmia, vice tucano. Prima di tutto, abbasso il leone. Ci hanno ingannato, ci avevano promesso che la piscina sarebbe stata aperta a tutte le scimmie. Questo re è infido e viscido come una buccia di banana marcia. Il mio sarà un governo differente. Costruiremo tane per tutti. Basta bugie, vota scimmia presidente. Prima di tutto, abbasso il leone. Ci hanno ingannato, ci avevano promesso che la piscina sarebbe stata aperta a tutte le scimmie. Questo re è infido e viscido come una buccia di banana marcia. Il mio sarà un governo differente. Costruiremo tane per tutti. Basta bugie, vota scimmia presidente. Non promette, agisce. Alla presidenza vota serpente, vice topo. Sono un serpente del popolo. Sono cresciuto nella giungla come voi. Ho strisciato in lungo e in largo per questo paese. Conosco ogni tana e ogni nido. Abbiamo affrontato la grande siccità. Siamo sopravvissuti all'incendio e ai cacciatori. L'unione fa la forza. Vota il serpente. Per la presidenza dai valore al tuo voto. Scegli una buona candidata. Bradipa, vice coccinella. Ragazzi, è ora di decidere insieme il nostro futuro. Terrò orecchie e occhi aperti. Voglio ascoltarvi tutti, uno per uno. Non giudicatemi dalle apparenze. Non sono una che la tira per le lunghe,
ma non vado di fretta perché credo che un buon governo non si costruisca dall'oggi al domani. Un passo alla volta, ce la faremo. Durante la campagna elettorale i candidati cercarono di convincere gli elettori a votare per loro, raccontando le cose buone che avrebbero fatto. Parteciparono a programmi televisivi, si fecero selfie con le altre specie, distribuirono volantini, dialogarono. Organizzarono comizi, parlarono male degli altri candidati, anche se non era molto corretto, affissero cartelloni e dialogarono ancora. Parteciparono anche a un dibattito in cui porsi domande a vicenda, discutere le varie proposte e spiegare i loro punti di vista. Nel mio regno, ogni animale è sempre stato trattato da animale. Serpente, come risolveresti il problema del traffico di volatili a fine giornata? Facile. Ciascun uccello dovrà registrarsi e riceverà un orario di decollo e atterraggio. Perché non domandiamo a loro cosa ne pensano? Alcune erano cose importanti per la foresta, altre non tanto. Il serpente è una vipera invidiosa. Questo è il colmo, la scimmia è solo un leone senza criniera. Vota leone, vota tradizione. Ehi, io non avevo ancora finito di parlare. Il giorno delle elezioni, gli animali si disposero in una lunga fila per inserire il voto che era segreto dentro l'urna. La civetta era responsabile del conteggio. La scimmia venne squalificata perché aveva violato la sesta regola, distribuendo banana agli elettori durante la campagna elettorale. Quindi i candidati rimasero leone, serpente e bradipa. E a vincere le elezioni fu la bradipa! Naturalmente le opinioni sul risultato erano discordi. La Bradipa avrà certo bisogno di collaboratori esperti e coraggiosi per il suo nuovo governo. Queste elezioni sono state una farsa. La voce della giungla ha parlato. L'importante è che non abbia vinto la scimmia. Ma tutti si riunirono per ascoltare il discorso della Bradipa. In queste elezioni ho imparato tante cose da tutti voi. Ho imparato che il leone ci tiene a veder con un riconosciuto il lavoro che ha portato avanti finora. Che la scimmia in realtà vuole un posto dove giocare, che il serpente desidera che gli altri animali sappiano che può anche essere velenoso, che la civetta cerca una scuola per insegnare a volare agli uccelli e che ogni animale ha i suoi desideri e le sue esperienze. Tutti sono importanti, ognuno a modo suo. La prima misura del mio governo sarà di creare un'assemblea dove ognuno possa esprimere la propria opinione sul futuro della foresta, tutti insieme e senza fretta. E così la foresta ebbe una nuova presidente fino alla primavera successiva.